Eccomi, sono Gabri Costa. In questo nuovo video, in questa nuova recensione di questo nuovo videogioco della Marvel che si chiama Spider-Man Miles Morales, è il momento di risolvere un altro caso. Facciamo anche questo crimine. Questa volta si fa veicolo rubato. Ho appena visto dei tizi rubare un'auto. Andiamo a capire perché. Un inseguimento d'auto. Bisogna inseguire il veicolo e fermarlo. Non capisco perché i criminali di Manhattan hanno rubato quel veicolo. Quando vedete quel segnale, quel puntino rosso, vuol dire c'è un crimine. Hanno decisamente superato il limite. È vero, hanno decisamente superato il limite. Quando vedete quel veicolo dei criminali, premete subito il tasto triangolo. Quando i criminali si affacciano fuori dai finestrini, prendeteli con il tasto quadrato. Capite? Con il tasto quadrato li prendete e li buttate fuori. Mi dispiace, ma è la vostra fermata. E ora per fermare l'auto dovete premere ripetutamente quadrato. Ora vediamo se è finita. Siamo riusciti a fermare l'auto senza subire danni. Ma abbiamo anche fermato l'auto in sicurezza. Questi erano gli obiettivi bonus. Mi sa che non è finita, si deve continuare. Il nostro Miles Morales impara anche a combattere il crimine, come faceva Peter Parker. Bene, direi che abbiamo finito. Gabri Costa a questo punto vi saluta. Spero vi sia piaciuto questo crimine con veicolo rubato. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.